E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vedremo il DJI Neo. Questo video non è assolutamente sponsorizzato, l'ho acquistato su Amazon in Prime. Apro una parentesi, ci ha messo 5 giorni per arrivarmi in Prime, ma chiudo la parentesi. Adesso lo trovate magicamente disponibile in Prime con 1 o 2 giorni di tempistica come consegna. Questo sarà un video diverso dal solito, dove vi dirò come mi sono trovato io, come si utilizza il drone molto velocemente. Non dirò le caratteristiche tecniche se non quelle che mi servono per spiegare come si utilizza il drone. Video tecnici ne potete trovare già abbastanza. E l'unica cosa è che tutti quei video sono sponsorizzati da DJI, quindi nessuno vi potrà dare un parere oggettivo di questo drone. Mi raccomando, in descrizione troverete il link d'acquisto per questo drone. A voi non cambierà niente, io percepirò una leggera commissione da Amazon che mi supporterà per portare video così. Prima però sigla e poi vediamo come funziona questo drone. Ok, allora, brevissimo test del Neo. Doppio clic più il terzo tenuto premuto, 1, 2, 3, si accende, mi dà i classici segnali di accensione, eliche che si attivano, rumore, gimbal stabilizzato. Andiamo nell'applicazione dedicata DJI Fly, connettiamo il drone. Eccolo qua, facciamo una bella foto, vediamo come vengono. Facciamo su controllo manuale. Pulsante rosso, foto, scatto. Tac. Ok, ora proviamo. Segui a farci inseguire dal drone. Ha riconosciuto la mia faccia e adesso proviamo. Allora, facciamo vedere cosa si può fare con questo drone. Arrivo su un posto, voglio riprendere senza telefono. È molto semplice, basta accenderlo, togliere la protezione e farsi seguire. Col telefono e con l'aggiornamento fatto si può anche registrare col microfono del telefono o eventualmente un microfono associato al telefono. Da qua al centro schermo c'è il segno del simbolo del microfono attivo, ma si può anche disattivare. Qua ci sono tutte le varie modalità. Nel nostro caso facciamo un segui, me lo punto in faccia. E in automatico parte la registrazione quando decolla.
partiamo subito a parlare di questo drone. E io l'ho acquistato per fare le riprese sulla bicicletta e il drone arriva scarico, quindi se volete utilizzare il drone appena vi arriva non potete farlo, e io volevo utilizzarlo per il video recensione che uscirà la settimana prossima su una mountain bike che ho utilizzato sui colli, spoiler, e quindi non ho potuto farlo anche perché mi è arrivato il giorno stesso delle riprese, quindi fallito tutto. Prima nota negativa, la batteria. E arriva scarica, se non avete un caricabatteria a 60 watt e la batteria ci potrà mettere anche diverse ore a caricarsi. A 30 watt la batteria ci mette circa 2 ore, 60 watt un'ora, se avete un caricabatteria normalissimo tipo iPhone da 20 watt ci metterà più di 2 ore a caricarsi. Quindi prima nota negativa, che non è scritta chiaramente da DJI, ovviamente ve la dico io. Seconda nota negativa, la telecamera. Telecamera di cui parlano tutti bene, ovviamente non ne parlano bene perché veramente, cioè, a confronto di un pollice mio è notevolmente più piccola, soltanto che la qualità 4K non sembra essere presente. Mi spiego meglio, il 4K visto dal telefono perfetto, ma visto da un computer o una TV e non sembra assolutamente 4K. Perché? Perché la ripresa è veramente in 4K, ma deve essere stabilizzata lateralmente perché il gimbal è stabilizzato solo nell'asse verticale. In orizzontale purtroppo c'è la stabilizzazione digitale, quindi questo porta sia un rimpicciolimento della ripresa, cosiddetto crop, ma anche una diminuzione di qualità. Questo mi ricorda un po' i primi Parrot che c'erano, che avevano la stabilizzazione digitale con una ripresa a 180 gradi. Poi per passarsi foto e riprese il drone deve essere fermo, non ha nessuna ventola e scalda un sacco. Il drone si raffredda tramite questi spazi che ha dietro e volando, facendo entrare l'aria e raffreddandosi. Ha questa specie di dissipatori in plastica, però sicuramente non aiutano. Quando sta fermo scalda molto, come tutti i droni. Altra cosa negativa, la batteria. Dura circa dagli 8 ai 12 minuti se siete fortunatissimi. A me è durata 10 minuti sulle varie riprese e prove che ho fatto. Consiglierei l'acquisto di almeno 2 batterie. Se volete avere il joystick fisico per poterlo gestire meglio, ed è una cosa sicuramente migliore che il telefono, c'è la versione combo. Passiamo alle cose positive. Positive perché praticamente è veramente assurdo. Si fanno 3 click, con il terzo click prolungato si accende il drone e basta scegliere le varie modalità, come che riprese volete fare. Una volta deciso tenete premuto e il drone parte in automatico da solo, senza nessun tipo di radiocomando. Per farlo atterrare basta appoggiare la mano e il drone atterra tutto in automatico, senza nessun bisogno di telecomando, visore, niente. Quindi questa cosa qua è assurda. Perché? Perché all'interno di questo drone c'è l'intelligenza artificiale che gestisce automaticamente altezza e posizione del drone e riprese. Ovviamente è una cosa che ha inserito DJI all'interno di questo drone, nel quale vedremo sicuramente molti aggiornamenti, perché non potrà fare altrimenti che migliorarlo e portare degli aggiornamenti nel quale il drone avrà meno bug. Io ho riscontrato un bug appunto sull'aggiornamento. Un'altra cosa positiva è che riprende l'audio direttamente dal telefono o da un microfono associato, cancellando completamente il rumore del drone. Anche se si è in casa,
non si sente il rumore del drone. Ovviamente l'audio si sente che non è di massima qualità, però in automatico avere una ripresa sincronizzata con l'audio fatta da un drone con rumore sottofondo tolto è veramente una cosa pazzesca. 135 grammi, leggerissimo, vi dico, c'è una mano, è easy, cioè ci sta dentro una tasca di una felpa e c'è anche posto. Secondo me è da comprare assolutamente sì per chi fa dei giretti in bici e non va troppo veloce, perché ennesima cosa negativa è la velocità di questo drone, non riesce a seguirvi a velocità superiore ai 25 km all'ora. Sicuramente per camminate, riprese da mettere nei social senza pretesa sulla qualità, secondo me questo drone è perfetto. Per chi come me vuole fare delle riprese un attimino più di qualità e sta attento al dettaglio, o comunque sia lo fa di lavoro e quindi vuole all'interno delle proprie riprese qualcosa di diverso, questo potrebbe essere un limite per via appunto della qualità. Non ha nessun tipo di sensore, quindi gli unici sensori che ha sono quelli sotto, dove si vede la mano a terra, quindi non top. L'unico aiuto che ha è appunto la telecamera e l'intelligenza artificiale, che gli fa evitare i vari ostacoli. Proietta una linea dove passare se siete passati voi, e gli ostacoli alti, se li vede, si abbassa, ed è molto molto bella questa cosa. Iscrivetevi al canale, se avete qualsiasi domanda non esitate a contattarmi. Vi ricordo che in descrizione c'è il link d'acquisto per questo drone, e ci vediamo nel prossimo video della bici.